Ciao boys, eccoci qui con l'ultima pietruzza. Quella che dovrebbe essere, dopo molte valutazioni, è una pietra che all'inizio poteva sembrava una roba, ha ingannato visto che c'è la scatolina di legno, quindi sembrava un inglese. Potrebbe comunque essere un inglese, però è molto morbida, vedete come assorbe subito l'acqua. Quindi alla fine siamo rimasti tramite alcune valutazioni che penso che potrebbe essere, insomma, la faccio breve, una Turingia verde. Quindi per il momento io la chiamerò Turingia verde. Poi, se non lo è, l'ho detto tranquillamente. Mi smentirò, anzi, se qualcuno ha minimamente idea, tanto meglio. Di sicuro, rispetto alla Dalmore Blue e alla Lynn Idaho, è molto più morbida. Ma di tanto, tanto è vero che, vedete, basta fare un po' con l'About di Belga per ripristinare la granulometria e l'abrasivo dopo averla lappata con la polvere a carburo di silicio, che comunque sia contribuisce anche lei allo slurry, mentre la Lynn Idaho lasciava che a slurrare, a fanghigliare fosse solo la belga, così anche come la Dalmor un po' meno, ma anche lei, questa proprio slurra anche lei insieme alla belga, quindi potrebbe essere una Turingia verde. Io di Turingia ne ho tre e non ci assomiglia una delle tre che ho, ma per il colore, per la morbidezza invece sì, per la morbidezza sì. Per il colore no, io ho una Motlet Black, detta Swedenstein, lo dico sempre alla cazzo però, quello riesco, una Light Green che è molto più un verde diverso da questa, e una Yellow Green che è comunque diversa da questa. È proprio, come si può dire, un verde acqua, lo vedete? È da asciutta, dà molto più sul grigio, però come morbidezza effettivamente sembra proprio una Turingia, anche come feedback vellutato. Allora, questa è la terza lama della giornata, scaletta di preparazione sempre la stessa, ovvero Shapton Glass 3000 di bisellatura, Shapton Glass 6000 per lucidatura, e quindi poi direttamente su una pietra da finitura. Quindi ho fatto l'Estas sulla Lynn Idaho, sempre ad acqua, il Kama sulla Dalmor Blue, sempre ad acqua. E adesso questo qui che è il Merilla, abbiamo detto che è un Solingen, o Solingen che dir si voglia, su questa Turingia e metto il punto interrogativo verde. Se poi è un inglese, non lo so, si parlava di Silkstone. Si è parlato di Ardesia gallese verde, insomma, ripeto chiaramente, anche se io ho chiesto parere a gente molto molto esperta, è chiaro che va riconosciuto che valutare una pietra per fotografia, ma anche per video, è difficile, cioè. Nel senso, ho fatto l'esempio prima, ci sono pietre che è molto facile valutare. Lasciamo stare la cava, la vene, la provenienza, però valutare che si tratta di una giapponese piuttosto che di una belga è relativamente facile. Invece, valutare una pietra così, molto anonima, molto, non è facile. Non è per niente facile. E non è facile neanche se io la mando proprio, gliela do in mano, dice dai, provala. Non è facile comunque. Perché può essere tutto e niente, può provenire
dall'Inghilterra come dalla Germania. Quindi se fosse un ardesia gallese verde, verrebbe da lì. Se fosse una Turingia verde, verrebbe da un'altra parte. Insomma, non è facile. Pietre europee o sono con dei tratti caratteristici e che sono proprio, no? Tipo la Channel Forest ha quelle famose lingue di fuoco, che come si fa a non riconoscerla, no? Comunque vedete come è molto, che assorbe l'acqua molto facilmente, cioè si asciuga molto velocemente. Il feedback sì, sentite, vabbè che c'è il legno a fare una sorta di ammortizzatore del suono, quindi però di per sé si sente che è meno dura della Lean. Sentite, questa è la Lean Idaho, questa è la Dalmor e questa è questa. Adesso questo non è un test super affidabile su questa proprio perché c'è il legno sotto, quindi di sicuro attutisce il suono, però che è più morbida è innegabile, visto che io le ho lappate. Come vi ho sempre detto, la lappatura è importante su tutte le pietre sintetiche o naturali che siano, anche per avere un feedback di quello che vi hanno venduto, no? Soprattutto sulle giapponesi che spesso ci indicano la durezza della pietra. Uno, vanno lappate punto prima di usarle, e due, vanno lappate punto per confermare o smentire quello che vi è stato venduto dal venditore. Durezza 5, e poi la lappate con la diamantata e vedete che fa fango come se non ci fosse un domani. E caspita, ve ne accorgete che non è un 5, è un 4, no? Quindi è importante anche per quello la lappatura. E poi perché non si può proprio sentire che tu metti una lama su una pietra senza averla lappata, soprattutto su certe pietre che sono proprio grezze, come la Macusa o Sorellastre, cioè quelle vi arrivano proprio con una superficie tutta porosa, tutta, non si può proprio usare così. Uno, la superficie, due, vanno smussati gli angoli, se no quando uscite che beccate qui. Si vede che ha bisogno di tantissima acqua questa pietra, si asciuga molto molto facilmente. È una bella dimensione, tutto sommato, abbastanza stretta, ma bella lunghetta. Poi vedete, quello è il discorso, le pietre molto molto dure e lente, tanto strette è un problema, le pietre morbide come questa per esempio, anche se strette, vi danno già tutta un'altra sensazione, tutto un altro feedback. Caspita, non so neanche se stavo nell'inquadratura, vabbè.
Questa, per come è abbastanza morbida, probabilmente avrei potuto usarla anche a slurry leggero. Quindi io gli ho dato un grado di finitura intermedio, fermandomi sulla Shapton Glass 6000, proprio per vedere la capacità di finitura di ognuna di queste tre pietre che sto provando, della Lynn Hideaway, della Dalmor Blue e di questa probabile, continuo a dire probabile, Thuringia Verde. Così riuscirò a capire il grado di finitura di ognuna. Se sono più fini della 6000, lo scoprirò. Se sono equivalenti alla 6000, lo scoprirò pure in sbarbata, perché me ne accorgerò, no? Che gli manca una certa finezza al filo. E quindi potrò valutare se sono tutte e tre da destinare in finitura, punto, o se una delle tre magari è più indicata in pre-finitura e così via. Ok, anche qui devo dire che ci siamo stati il giusto, abbastanza, insomma. Poi lo scopriremo, ripeto. Di sicuro mi è piaciuta, molto, molto bellina. Se una Thuringia è una bella Thuringia, non so, ma insomma, almeno esteticamente è molto caruccia, con la sua scatoletta, adesso ve la faccio vedere completa, molto molto bella. Quindi già dalla scatoletta penso che si capisce che è molto vecchiotta, molto molto bella. Se è una Thuringia, insomma, però resta il dubbio, insomma, non è facile valutarla, però almeno vediamo come lavorano. Poi io sono un tipo curioso e non mi accontento di come lavora. Sinceramente continuerò a provare a cercare di capire che pietra ho per le mani, insomma. Ok, boys, video ne ho fatti in abbondanza oggi, quindi adesso mi vado a scoramellare anche questo qui. Come si chiama? Il Marinella, Marinelle. Beh, l'abbiamo fatto agli altri, lo facciamo anche a lui, il test del peluccio al volo. Ah, il filo abbastanza lucido, dai. Molto molto tagliente, sì. Sì. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì, va. Raccomando, ai peli non li lasciate mai, perché vicino a una lama, perché comunque sia materiale organico, mi raccomando. So di persone che hanno trovato i rasoi corrosi sul filo dopo aver lasciato, che ne so, dei pelucchi attaccati al filo per una noncuranza. Sai, quando finisci di sbarbarti, magari hai pulito già e scoramellato la lama, poi vedi un pezzetto, un pelo sulla faccia.
che ti vuoi tirare via, riprendi il rasoio e ti levi quel pelucchio e poi riponi il rasoio pensando che, dice, tanto l'ho fatto a secco, quindi la lama è asciutta, e invece quel pelucchio vi può fregare. Certo, adesso non so le tempistiche, magari ci vuole un po', però so di gente che quando è andata a riaprire sto rasoio, a metterlo chiaramente sotto il microscopio, non è che mo proprio a occhio nudo, però, caspita, l'hai lasciato perfetto il filo e te lo ritrovi con un inizio di corrosione, quindi con un inizio di danno importante sul filo, insomma. Non è una bella cosa, quindi attenzione a lasciare peli e pelucchi sulle lame. Scoramelliamo sempre. Ok? Ok, dai, e vi lascio e poi le proveremo tutte in sbarbata. Va bene? Ok. Con il... No, ve lo voglio dire giusto il nome, perché sennò... Il Marinella! No, Merilla! Il Merilla! Merilla! 102! A Lutzenberg... Lutzenberg Solingen... Wald! Vabbè, basta cazzate! Ciao, boys!